Zombie mi da sbloccato, non ci credo. Finalmente lo possiamo usare, ma perché siamo i primi d'Italia? Veramente pazzesco, assurdo. E in più 14.000 punti esperienza, quindi livellerete velocissimamente. Finalmente uscita la nuova versione del boss più amato da tutti noi giocatori di Fortnite. Beh, sapete sicuramente di chi sto parlando, proprio di lui, di Mida. È veramente pazzesco, infatti è uscita la versione zombie, quindi insomma praticamente fa parte del nuovo aggiornamento di Halloween ed è bellissimo. E oggi vedremo proprio come sbloccarlo. Mi raccomando, se anche tu sei curioso, iscriviti subito al canale attivando la campanella delle notifiche. Fallo adesso, ci stai un secondo, così rimarrai aggiornato su ogni mio video e su ogni mia live. Dai, fallo, ti aspetto. Ed ovviamente, negozio oggetti, tasto supporto creatore in basso a destra, un solo codice creatore, Joe-X97, tutto maiuscolo. Se volete fare il provino per il mio team, inseritelo subito e fatemi sapere qui nei commenti come mi chiamate su Epic, così ovviamente estrarrò alcuni di voi che mi supportano nello shop proprio per fare il provino. Detto questo, gustatevi il video fino alla fine perché ho appunto pensato di farlo per voi e buona visione e buon game con il nostro Super Mida. Bene, insomma, come ormai detto, intanto devo dire che lasciamo la skin Skulltrooper perché voglio dire, sta uscendo l'aggiornamento di Halloween, anzi siamo già tra virgolette nel Fortnite, messo a livello anche di atmosfera e tutto, quindi insomma una buona skin di Halloween ci farà compagnia, ma passiamo subito a vedere come sbloccarlo. Non vi preoccupate perché tutto quello che vi porto io è veramente semplice, non vi dirò mai nulla di complicato da fare. E quindi non è neanche complicato lasciare un like a questo video. Infatti facciamo una sfida, ti do 5 secondi di tempo per farlo. Voglio vedere chi è talmente bravo e talmente veloce da farlo in 5 secondi. Secondo me non ce la farà nessuno. Dai, spaccate questo tasto. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Tempo scaduto. Beh, complimenti se ce l'hai fatta. Beh, è molto difficile. Allora, vediamo un po'. Intanto guardando un po' il retro di questa skin veramente spaziale. E passiamo subito alla prima sfida. Intanto Mida si annoia. Ma come Mida? Sei da Junix97, non puoi annoiarti. Come tutti noi sappiamo, a breve uscirà il nuovo aggiornamento Fortnite-verse 2020. Ma quello che non sapete, insomma, cosa conterrà precisamente questo nuovo aggiornamento? Beh, diciamo che la Epic Games ha deciso di fare totalmente una rivoluzione. Tranquilli che adesso ci arriviamo a come sbloccare questa super skin. Infatti, devo spoilerare che ne vedremo veramente delle belle. Infatti aggiungeranno tantissime skin. E insomma, addirittura ho sentito che metteranno dei tornei con V-Bucks a premi. Quindi tutte le skin che usciranno saranno a tema Halloween. Ed un'altra novità, raga, è che praticamente vogliono riempire tutta la mappa piena di zombie. Cioè, vi immaginate un po' come probabilmente hanno fatto l'anno scorso, ossia riempire tutti i zombie all'interno della mappa. Dovunque vai, trovi insomma zombie che ti uccidono. E il che è pure brutto. E se vi ricordate, l'anno scorso ha fatto pure al centro mappa, tipo la terra degli zombie con un mega mostro, aggiungendo pure una modalità. Comunque, oggi sono qui per portarvi quello che potrebbe essere un glitch che rivoluzionerà la nostra esperienza. Beh, premetto col dirvi che non sono io ad inventarlo questo glitch, non sono stato io, e semplicemente vi sto provando a portare una cosa che potrebbe interessare a moltissimi. Non l'ho assolutamente inventato io, quindi inutile che insultate qui sotto nei commenti perché io non c'entro proprio nulla. È un canale americano che sta caricando questo video e che insomma crede di aver scoperto questo glitch. Infatti, a quanto pare, un suo iscritto gli ha commentato rivelandogli il glitch per sbloccare Mida. Infatti, anche lui ha detto che probabilmente se utilizzando questa skin di Mida vai in questa parte di mappa, che insomma vedete qui alla mia destra, e ti fai mangiare, riesci a far mangiare Mida dallo squalo, in questo esatto punto, insomma, ci sarà praticamente un bug che ti permetterà di sbloccare la nuovissima skin di Mida zombie. Allora, raga, io non so effettivamente quando sia attendibile, però mi auguro che sia così, perché appunto lo vado a fare immediatamente. Perché a 100 like proverò io a fare in prima persona questo glitch, sperando ovviamente che funzioni. Allora, vediamo un po'. C'è questo squalo e perché non si fa mangiare, raga? Abbiamo, come vedete, Mida con la zucca. Diciamo che è una versione dark, però ovviamente non è proprio quella zombie effettiva. 32 giocatori rimasti. Ecco qua, sta andando al centro mappa. Vediamo. Ok, se buttate in acqua, lo squalo in teoria adesso dovrebbe aggredirlo, raga. Vi immaginate, funziona veramente? Abbiamo praticamente fatto la scoperta del secolo. Beh, a quanto pare, però, dovrebbe in teoria funzionare. Se no, penso che non caricava neanche il
del video, attenzione, perfetto, gli sta distruggendo quasi tutta la vita. Ecco qua, l'ha ucciso, come vedete, atterraccia il suo loot. Guardate un po' XP, 3000 punti esperienza, e adesso in teoria dovrebbe provare ad uscire quel glitch. Ecco qua, fa rivedere praticamente il replay della sua morte. Ok, perfetto, ci sta riprovando una seconda volta, perché come tutti noi sappiamo i glitch, diciamo che c'è bisogno un paio di volte per riprovarli. Mi raccomando, raga, assolutamente dovete condividere il video con tutti i vostri amici, anche perché vi ho detto un po' di aggiornamenti che ci saranno con la nuova patch di Halloween. Quindi insomma, fatelo sapere a tutti i vostri amici, compagni di classe, non vi costa nulla, raga, condividetelo su WhatsApp, su Instagram, dovunque e da chiunque, ci state pochissimo e per me è veramente molto importante. Quindi mi raccomando, raga, a tutti i vostri amici inviategli assolutamente questo video. Allora, vediamo un po', c'è ancora lo squalo che lo sta attaccando, povero Mina, è rimasto praticamente con 10 di vita, ancora 33 giocatori rimasti. Ok, ecco fatto, diciamo che ha aspettato un po' che la partita insomma volgesse quasi al termine e totalmente lontano dalla safe. Vediamo. Ok, gli manca praticamente l'ultimo colpo di squalo, tra virgolette. Ecco, no raga, non ci credo, zombie Midas a Locked, non posso urlare tantissimo perché è sera, raga, 14.000 punti esperienza, non ci credo. Cosa mi stai dicendo? Guardate, ovviamente adesso ha cambiato partita, ma allora funziona veramente, cioè la skin di Midas l'ha sbloccata con 14.000 punti esperienza, facendosi mangiare dallo squalo. Vediamo il replay, ecco qua, si fa mangiare subito dopo in alto a sinistra, spunta a quanto pare, insomma, la lock della skin di Midas, quindi il classico messaggino che spunta quando sblocca le ricompense. Io raga spero vivamente con tutto il mio cuore che sia vero, perché se così lo vado a fare subito. Poi come vedete ha fatto pure un'altra sfida, insomma dell'eliminazione, gli ha permesso di ricevere 25.000 punti esperienza. E la cosa che ho visto da leakers più famoso insomma di Fortnite, anche più autorevole, è quello che hanno aggiunto nei file di gioco. Infatti, come sapete, come si sanno i leak, insomma si trovano degli oggetti, delle informazioni aggiunte nei file che poi con molta probabilità, anzi devo dire al 100%, verranno rilasciate nel corso dei giorni, dei mesi e degli anni purtroppo. Come vedete si è trovato pure questa immagine e zombie Midas Unlocked nei file, quindi probabilmente facendo questo glitch Fortnite si buggerà e vi darà questo. Guardate un po', if Midas was eaten by a shark he's soon to be a zombie. Ecco, quindi praticamente se Midas è vera mangiato da uno squalo potrà diventare uno zombie. Ma ritornando al nostro discorso, nei file di gioco hanno trovato dei nuovi retro, quindi insomma diciamo dei zeretti, ossia un cesto con a forma di teschio con dentro delle caramelle, quindi insomma il classico dolcetto scherzetto di Halloween. Poi raga, preparatevi perché hanno trovato anche delle nuove armi che verranno sbloccate, che verranno rilasciate nel corso del Fortnite Mars 2020. E poi la cosa bella è qua, a quanto pare, tantissime skin a tema horror. Quindi insomma, chi è fan dell'horror me lo faccia sapere qui sotto nei commenti. Avremo tante skin su Epic Games, ci delizierà veramente tantissimo. Quindi non vedo l'ora assolutamente di fare questo gioco, che venga rilasciato questo aggiornamento. Ovviamente faremo delle belle live. E mi raccomando, a proposito, se ancora non mi seguite su Twitch, trovate il link qui sotto in descrizione. Andate di corsa a seguirmi perché sono in live tutte le sere alle 19.45. E vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente e avere tantissimi vantaggi, quindi fatelo subito. E se ancora non l'avete fatto, ovviamente anche su Instagram, il link qui sotto in descrizione. E mi raccomando, non ha senso insultare nei commenti, non sono io l'inventore del glitch, è un canale molto famoso americano che lo sta portando, quindi avete ben poco da insultare.